Ciao a tutti, torno a parlarvi dopo un lungo periodo in cui non mi sono fatto vedere perché principalmente mi sposto in bicicletta adesso che è arrivato il bel tempo e quindi cammino meno. Oggi vi parlo di geometria, niente di difficile, solo ancora per un altro esempio di come la nostra mente sia limitata nella sua capacità di immaginare. Secondo me la limitazione viene ancora dal mondo reale, dalle esperienze che abbiamo. Geometria a scuola, noi abbiamo studiato nelle scuole dell'obbligo la geometria bidimensionale, quadrati, triangoli, abbiamo calcolato aree, distanze, superfici e tutto questo l'abbiamo fatto sul foglio di carta. Di geometria tridimensionale abbiamo fatto molto poco, calcolare volumi, abbiamo studiato le formule dei volumi, del cubo, del cono, del cilindro, eccetera, però a livello di fare esercizi, di calcolare distanze, proprietà di queste figure, non abbiamo fatto quasi niente. Perché? Beh, perché è molto difficile rappresentarle sul foglio di carta. Si riesce, chiaramente, in maniera così, aggiungendo la terza dimensione, andando in diagonale, magari, una isometria, però nel momento in cui aggiungi queste linee qua, dopo devi aggiungere altre linee per calcolare altezze, distanze, diagonali, eccetera, diventa davvero un casino, quindi non è pratico. Però le figure della geometria tridimensionale noi le conosciamo, sono cose che riusciamo perfettamente a immaginare, che abbiamo ben chiare in mente. L'unico problema è rappresentarle su carta, però le conosciamo. Dopo, per chi ha continuato a studiare matematica o anche altre facoltà scientifiche all'università, abbiamo visto che ci sono, abbiamo studiato geometria a più dimensioni, a 4 dimensioni, a 5 dimensioni, e tutte queste sono, in pratica si estendono le regole della geometria euclidea tridimensionale alla quarta dimensione e si riesce, questa estensione viene molto naturale. Nella quarta dimensione ci sono ancora le rette, i piani, dopo ci sono altre cose, iperpiani, che sono figure in quel caso sottospazi a 3 dimensioni. E adesso non vi spiego tutte le cose che ci sono, però fidatevi che c'è una geometria nel mondo a 4 dimensioni o più che è del tutto completa e razionale. Si riescono a calcolare distanze, proprietà tipo parallelismi, perpendicolarità, angoli, il tutto a 4 dimensioni. Come si fa questo? Beh, si fa su carta, con i numeri, con scrivendo operazioni. Non si riesce a immaginare, a disegnare. Io pur quando studiavo questi concetti li capivo per analogia, pensando ad analogia al mondo tridimensionale, però non riuscivo a immaginare, a figurarmi questi oggetti come qualcosa di visivo. Era impossibile. Eppure dal punto di vista analitico, diciamo, possono esistere e hanno perfettamente senso. A questo punto vi segnalo un libro che ho letto parecchi anni fa. Io leggo pochissimi libri, però questo me lo ricordo bene. Si chiama Flatlandia, è stato scritto nel XIX secolo da un religioso inglese, mi pare. Flatlandia. E parla di un mondo bidimensionale, quindi piano, che si svolge su un piano, in cui tutte le creature sono figure che stanno su questo piano, il protagonista è un quadrato, che chiaramente quando tu ti trovi sul piano, se una figura sul piano, tu le altre figure, anche se sono cerchi, triangoli, non le vedi come tali, tu vedi sempre segmenti, perché sono piatte, sono al tuo stesso livello di occhi. Immaginate di avere un quadrato che sta allo stesso livello dei vostri occhi, così voi vedete solo il lato, diciamo, i segmenti dei lati, quindi se ci andate tutto attorno capite che è un quadrato. E così il cerchio, se si va attorno si capisce che è un cerchio, eccetera, però non si vede tutta la figura. E quello che mi è rimasto impresso di questo libro è il concetto di interno, ovvero
Una creatura che vivesse in un mondo a quattro dimensioni può vedere il nostro interno, per analogia. Quando tu hai un foglio di carta, anzi, diciamo non un foglio, semplicemente un piano astratto, e su questo piano si muovono delle creature, sempre piatte, tutto è piatto su questo piano. Pensate che ci sia un uomo bidimensionale su questo piano. Come è fatto l'uomo? È fatto come noi, però è schiacciato. Non è schiacciato nel senso che è stato compresso, è schiacciato nel senso che è stata fatta una sezione dell'uomo. Quindi immaginate di avere questa sezione d'uomo sul piano, quindi non si vedono i vestiti sopra, i vestiti si vedono solo un po' qui sul bordino, sul contorno, ma dentro la figura si vedono gli organi, si vede il cuore che pulsa, si vedono i polmoni che respirano, tutto piatto. Quindi una cosa che possiamo fare, possiamo anche vedere il suo interno, vedere se ha delle malattie, se ha qualcosa che non va, e con una pinzetta possiamo anche togliergli i calcoli dei reni, se li avesse possiamo curargli un tumore, magari possiamo fargli cadere una goccia di qualche medicina che lo cura, e tutto questo senza tagliarlo, senza che lui si accorga di niente, magari il suo corpo esterno, la sua pelle, noi non facciamo nessuna incisione, niente, perché da una dimensione in più noi possiamo vedere e agire sul suo interno. E allora, per analogia, possiamo immaginare che una persona, una creatura della quarta dimensione può operare al nostro interno, potrebbe curarci da tumori, o potrebbe, se fosse davvero malvagia, farci venire qualche malattia in più, e dopo possono anche, la creatura della quarta dimensione può far sparire o apparire oggetti, semplicemente intersecando gli oggetti tetradimensionali col nostro iperpiano tridimensionale. Mi spiego ancora con un'analogia. Se abbiamo questo mondo piatto e bidimensionale, prendiamo una matita, nel momento in cui la matita non tocca il piano è invisibile per le creature che vivono su questo piano. Nel momento in cui io inserisco la punta della matita sul piano, la faccio toccare, questi iniziano a vedere questo puntino nero. Io continuo a inserire la matita, che supponiamo sia di sezione esagonale, allora vedono questo puntino che si allarga, sempre diventa, è un cerchio, loro vedono però sempre come un segmento, che capiscono che è un segmento ricurvo. A un certo punto arrivo alla sezione, ad avere una sezione esagonale, quindi questi vedono che è un esagono, ci vanno attorno, vedono che ha sei lati, e dopo io tiro sulla matita e questo sparisce ancora. Allo stesso modo, una persona della quarta dimensione potrebbe, intersecando i suoi oggetti col nostro mondo, farli apparire. Possiamo anche immaginare, anzi, se fosse davvero così, si potrebbe anche immaginare che tutti noi siamo, in fin dei conti, figure a quattro dimensioni, semplicemente abbiamo percezione soltanto di tre dimensioni, delle tre dimensioni sulle quali siamo legati. Possiamo immaginare che il nostro mondo tridimensionale sia come tenuto fermo da qualche forza, magari magnetica, che lo vincola, che gli rende impossibile spostarsi, e magari per questo motivo noi non abbiamo assolutamente percezione della quarta dimensione, perché i nostri sensi si sono evoluti, si sono proprio calibrati per i nostri bisogni, che sono quelli di un mondo tridimensionale, non potendoci noi spostarci, non avendo ancora capito magari come spostarci lungo la quarta dimensione, ci siamo evoluti per confrontarci con questo mondo tridimensionale. E, tornando al libro, la cosa simpatica poi è che il quadrato che torna nella sua, dopo aver incontrato la sfera, che gli ha spiegato che in realtà c'è un mondo a tre dimensioni, torna nel suo mondo a due dimensioni e prova a convincere i suoi concittadini a spiegargli: guardate che c'è un'altra dimensione, e loro non gli credono, lo prendono per matto. Ricorda l'allegoria della caverna di Platone. Ma la cosa ancora più simpatica, o interessante diciamo, è che quando il quadrato poi parla con la sfera, che è proprio la creatura che gli ha aperto gli occhi sulla terza dimensione, che gli ha fatto capire che c'è una dimensione in più, e il quadrato
Le dice, beh, ma allora potrebbe anche esserci una quarta dimensione. Magari anche tu sei nel tuo mondo tridimensionale, sei solo una parte di un mondo a quattro dimensioni. E la sfera dice, no, non è possibile, perché il mondo ha solo tre dimensioni. Così mostrando la sua chiusura mentale. Ecco, questo è la riflessione di oggi. Potrebbe esserci una quarta dimensione, non dico che c'è, io dico che è ben possibile che ci sia una quarta o anche una quinta dimensione e che noi semplicemente non ne abbiamo percezione perché i nostri sensi sono tarati per tre dimensioni, con tutte le conseguenze che ne derivano dal fatto di poter avere una quarta dimensione, quella che dicevo dell'interno, quindi potrebbe essere che molti fatti paranormali che alcune persone dicono di aver avuto esperienza, può essere che magari non siano creature, diciamo, come si dice, che non siano spiriti, magari sono creature ben reali, con una loro geometria, ma che stanno quasi sempre nella quarta dimensione, soltanto a volte si trastullano con noi. Ecco, vi lascio dare sfogo alla vostra immaginazione e buona giornata a tutti. Ciao, ciao.